Si chiude il sipario sull'ottava edizione di Castellabate, il luogo dell'incanto, rassegna di musica e spettacoli fortemente voluta dall'assessorato al turismo e alla cultura del comune di Castellabate, guidato dal vice sindaco Luisa Maiuri. Dopo i successi collezionati serata dopo serata, con le rondinelle, Walter Ricci e le capinere in variegato, sale sul suggestivo palco allestito nella corte interna del castello dell'abate per concludere la kermesse il chitarrista Antonio Onorato. L'ottavo anno si conferma questa rassegna, momento importante dell'estate qui a Castellabate, in un momento insomma conclusivo di quella che è, diciamo, il clou dell'estate, però una rassegna importantissima, appunto, che conferma la vocazione, la bellezza, il luogo, appunto, dell'incanto, con questo clima magico che si crea qui all'interno del castello dell'abate in questa rassegna voluta dall'assessorato al turismo. Quindi l'assessore ha lavorato molto su questa rassegna e per 8 anni consecutivi è diventato oramai una tradizione, un appuntamento, e confermata anche dal successo di pubblico, dalle presenze e dall'attenzione che appunto desta questa manifestazione. Poi sono spettacoli di qualità, sono spettacoli che vengono accolti molto bene e voglio ricordare ad ingresso gratuito rigorosamente, perché, come dico sempre, Castellabate non è solo il mare, il sole, la natura, il paesaggio, ma anche momenti belli come questi in un luogo importante come il castello. Non è la prima volta che però Antonio Onorato si esibisce qui a Castellabate, c'è un po' un legame con questo borgo? Sì, c'è un legame storico, perché ho suonato tantissime volte a Castellabate e io amo questo posto, perché è un posto veramente dell'incanto, adesso per proprio parafrasare il titolo anche di questa bellissima rassegna che è curata da Valeria Saggese e da Luisa Maiuri. Prossimi progetti per Antonio Onorato? Prossimi progetti, c'è un disco realizzato a New York con un grande contrabbassista newyorkese, si chiama Gerald Cannon, che uscirà per novembre. E poi c'è un bellissimo progetto con l'orchestra sinfonica che vedrà luce nei prossimi mesi.